chiediamo al rappresentante del gruppo di Tuttogamma se questa sfilata è stata sempre... Ma che cosa mi diciamo dire? Sì, ciao. Oh, ecco, bene, grazie. Bene. Allora, com'è andata la sfilata? Perfettamente come sabato stesso. No, benissimo, perfetto. Quindi vi siete divertiti? Come sempre, sanamente, poco fatto, però tanto divertimento, soprattutto con questi bambini che sono bellissimi e, come dire, iniziamo a entrare nel carnevale. Ah, bene, bene, bene. Quindi un applauso per gli amici di Futurama che hanno appunto partecipato alla 59esima edizione del carnevale sammassese. 13 partecipanti, tutti puramente di Sammassi. Bene, 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 bene. Allora, Franco, intanto... Eccoli qua che stanno arrivando, lì tutta ripendo, spavuta per il Blues Brothers. Franco, andiamo a sentire le voci un po', perché vuol dire se sono stanche o se sono pronte a irrompere in questa piazza. Si mettono a ballare mica a parlare. Ah sì? Fammi sentire un po' la voce della capogruppo, che voglio capire che cos'è che balleranno gli Spavitas dei Blues Brothers. Aretha Franklin. Aretha Franklin. Ok, va benissimo. Che ho visto un film di Blues Brothers che è bellissimo, okay. Però sempre attuale. Noi volevamo riformare la band per trovare un po' di soldi per salvare la Sardegna, almeno noi. Per rispondere a The Blues Brothers, sono salveranno... Non li abbiamo visto. Ok, perfetto. Allora, perdoni... significativo, andiamo subito, loro si chiamano Gruppo MotoGP. Allora io direi subito di fare un applauso, sono tutti piccoli ragazzi, loro tema i Simpson, quindi qualcosa di abbastanza attuale, e loro, chi vuole parlare di voi per raccontarci un po' come è andata la sfilata, ragazzi, giusto per salutarci, per sentirci un po'. Ciao. Allora, come i Simpson. Ho visto che siete i Simpson. Come è andata questa sfilata? Come è andata la sfilata? Bene. Vi siete divertiti? Sì. Allora, ma dimmi un po', chi siete come personaggi dei Simpson? Io sono Maggio, lui è Lisa, poi c'è Bart e voi siete in 4 o in 5 all'ego qui, insomma. No, siete in 6 addirittura, quindi insomma. Bene, allora direi ancora di dare un applauso ai ragazzi del gruppo dei Simpson, e li salutiamo e li ringraziamo per tutto. Allora, dopo... No, ma che cosa? Cosa è successo? Cosa è successo? Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Allora. Franco, scusami, ma cosa è successo qui? Che si stanno osannando per terra, stanno pregando, stanno facendo qualcosa. Allora, sentiamo un po'. Aspetta che questi. Sentiamo un po'. Allora, chi siete ragazzi? Ditemi un po'. Allora, volevamo coglione! Questo gruppo è nato per satira. È nato per la satira, ma cosa volete raccontare? Cosa raccontate? Voi siete anche il motore. Senza nessuna forma di realtà. Com'è il titolo? Dimmi un po'. Lo sparco di Lampedusa. Ma questo è il gruppo dei Ghostbusters. Cercavo di capire, ma siccome non vado attraverso la macchina, quindi il gruppo dei Ghostbusters, lo sparco di Lampedusa. Qui siete rimasti in pochi, ormai stanno sparcando in pochi in Lampedusa. Erano tutti presi da fare la costiera. Perfetto, quello che avete speso un sacco di soldi anche voi per fare il carro.
di Nana. Questo sbarco di Lampedusa. Facciamo un applauso allo sbarco di Lampedusa. Gruppo Ghostbuster, anche loro, gruppo composto da 7 componenti, arrivano verso Massi. Fatto, sentite che musica è. Questi vogliono un applauso subito, subito lo vogliono un applauso, perché loro sono, hanno un titolo veramente folcloristico, rappresentano il nostro folklore sardo, la pappa si continua da Tottusu. Loro sono precisamente Disco Stetas de Combai, gruppo mascherato di San Massi con 6 partecipanti. Sentiamo un po' Franco. Non c'è un uomo da carne. Ascolta Franco, però sempre con molto coltivatore qui a fianco che mi fa un po' di chiasso. Vorrebbe non prende fuoco mai. Allora, sentiamo le voci di Disco Stetas de Combai. Intanto chi sono io? Bene, ascolta te, non fai, non sono una vasta coppia, mi ci metto. Ma perché chiediamo subito perché Disco Stetas de Combai? Perché vuol dire Disco Stetas? Disco Stetas? Stavo nascosto da Nutella, se no, dai. Ah, ti ho riconosciuto subito, ecco questo personaggio. Ah, aspetta, Gianni, fai per me. Fai per me, sono arrivate i Ghostbusters. Manuel, ci dice se sono buoni. Ma certo, io faccio per te. Non fare il filmino. No. Ma dove le avete lavorate? Per te. Ma per quello va male, però. È più buono. Ma non è che lo fate con quelli di Lampedusa, poi state con lo sparco. Sono di terra, buonissimo. Allora Manuel, intanto complimenti perché ogni anno un'idea diversa, ma un'idea simpatica, divertente. Alla sarda, esattamente. E io direi di produrre un applauso fragoroso. Quest'anno finalmente si sono fermati di fronte a me il gruppo dei Disco Stetas de Combai. Grazie. E poi un grande saluto dal nostro scomparso. Grazie. Anche gli amici appunto di Disco Stetas de Combai. Allora, togliamo Franco, dammi un po' un numero. Allora, questo è un gruppo che sabato non ha partecipato. Ah. Questi sono gli amici della Pastra. I partecipanti sentiamo un pochino perché non è in ordine di scaletta come ce l'ho io, ma andiamo a sentire un po' chi sono questi partecipanti. Vediamo chi troviamo. Allora ringrazio Damiano perché mi ha dato subito un po' di scappano tutti. Come se Fulmonti questo gruppo, vediamo un pochino. Si punti, come si punti? Almeno che ci diano conferma che siano loro, che sono il gruppo di Fulmonti. Sì? Oh, eccoci qua. Allora vogliamo salutarci, così dici due parole? Sì, dai, tranche tanto lì qualche cosa. Un piccolo saluto. Almeno un ciao. Ciao! Oh, vedi, almeno un ciao. Facciamo un applauso al gruppo Fulmonti, il gruppo mascherato composto da 10 componenti, che appunto hanno invito. Io sabato ci ho scherzato. Tra l'altro, so che stamattina la nostra città d'Italia c'è l'amico Gianni Mera che non manca mai alla nostra manifestazione e che merita un sonoro applauso perché lui è veramente un pezzo di storia nel nostro carnevale, vero Gianni? Grazie! Eccoci qua, il gruppo appunto di Sardala, il carro allegorico, che fa capo agli Scarrettones, questo è il loro gruppo, e stanno entrando quindi la piazza Italia con la loro carro allegorico naturalmente, e vediamo, sentiremo le voci anche dei loro partecipanti appunto che colorano la città della presentazione del carnevale sabassese. Un gruppo di vecchi ragazzi che si stanno divertendo tantissimo, li sento, si sente e si vede la loro testa appunto. Franco sarà già pronto per sentire le loro voci, intervistare il loro DJ oppure se c'è il loro vocalist in qualche modo. Sentiremo appunto la voce dei partecipanti, sentiamo un pochino Franco se mi è beccato qualcuno dei partecipanti. Arrivo, mi chiamo. Ok, perfetto. Allora, Samassi. Tutti noi arriviamo da Sardara! Siamo il gruppo Scarrettones! E vi presentiamo aspettando per le Olimpiadi!
del 2020 però. Come? Quelle del 2020 da già ti bocciavo. No, ma queste sono del 2012. Che sono quelle. No. Sentiamo la voce degli amici di Gonnos e sentiamo un pochino come è andata la sfilata adulto, tutti che fuggono. Scappano tutti, non è possibile. È andata bene. È andata bene? È stato... Sì, vi siete divertiti? Un po'. Tanto la sua allegoria della nostra sfilata e quindi anche arrivare a San Massese, loro appunto vengono da San Massi. Sono un gruppo mascherato composto da 15 partecipanti e il loro tema di quest'anno è la bancarotta. L'altro giorno ho visto, se sono soldi veri quelli che controllano, perché no, no. Chi abbiamo? Questa chi abbiamo? È una persona abbiamo? Di quelle, guarda. Sì, riesco a leggere il cartello, leggi tu il cartello, Franco. Ispettore giudiziario, sei nulla tenente, valutiamo i tuoi organi. Gli organi? Organi? Franco, non mi vale secondo te la notizia di loro, eh? Cosa devi dire? Devo parlare anche io? Eh certo che puoi parlare, bancarotta! Sono un dottore, non so parlare, sei solo operare. Ascolta, noi siamo una banca seria, siccome il Carnevale ha pochi soldi, stiamo facendo prestiti con pagamenti dilazionati a 90. A 90 come però cosa? Se viene lui vengo sicuramente io, che sono il debito. Com'è il suo debito? Fammi vedere il suo debito. Ah, oh, c'è stato il gelato. Ho per personaggio il suo debito, eh. Ora, questa bancarotta si vede ormai... Stiamo andando a pezzi, però insomma dai, in qualche modo... Gli organi... C'è il visto di pronto, sta cercando un volontario per gli organi sani. Ah sì? Ok, bene. Abbiamo anche l'anestesia. Se ce li pagano bene sì. L'anestesia totale. Totale l'anestesia. Le corte cose a conto, vero? Funziona benissimo. Abbiamo tutti gli organi, anche quello di qua. Allora, direi... di fare un bel applauso ai bagnassesi! San Massi! Forza Barumini, facciamoci sentire! E ridiamo il benvenuto a San Massi! Bene, allora, il gruppo appunto degli Sbronzetti, 60 partecipanti, un bel carro allegorico, un grande gruppo e sentiamo la loro allegoria! Vediamo di fare un applauso sincero e grande alla Plaza del Toro! Appunto nella nostra regione non vogliamo che sia un po' avanti ancora, grazie. Sì, chiediamo appunto al gruppo nella loro partecipazione, sentiamo il loro rappresentante, buonasera. Ciao a tutti, grazie a San Massi. Grazie a voi naturalmente da parte dell'associazione Impronta e dal Comitato Carnevale San Massese per la vostra partecipazione. Vi siete divertiti naturalmente? Ovviamente, per noi arrivare in questa piazza è sempre un traguardo. La cosa più importante veramente è che ci avete regalato la vostra allegoria, il vostro gruppo, molto colorato, molto bello. Colorato e poco numeroso, ma pagucenti, buona festa. Esattamente, sicuramente, l'ultimo gruppo. Questo titolo di questa vediamo di prendere la sposa, vediamo la sposa, sì vogliamo la sposa, vai testando di sposo, vediamo un po'. Oh, intanto San Massi, facciamo un applauso a questo tema del gruppo Despo Group. Quest'anno mi sposo, sentiamo la sposa appunto. Ciao a tutti! Oh, che bella voce! Dove è lo sposo? Eccolo qua! Quanti te... Ah, solo uno è lo sposo, non sono tutti quelli che sono lì sopra. Chi è lo sposo? Dato che stiamo invecchiando abbiamo deciso di sposarci. Ah, tu sei bene. La sposa si chiama Michela. Ah sì? Ciao! Ma Paolo, cosa è successo? Lui è il testimone del comitato di San Massi. Mica siamo in bancarotta qui. Qui addirittura tu è con un vocalist d'eccezione, ma lascio anche la parola a loro naturalmente perché gli H2O che hanno fatto una gran bella sfilata, li ho visti durante la sfilata appunto, sentiamo un po' le loro voci e i loro partecipanti sono tanti e sentiamo la voce degli H2O con il loro sono tantissimi, ribadisco 350 partecipanti.
della crisi me ne frego, me ne vado a Rio de Janeiro. Prima di tutto ci scusiamo per il fattaccio che è successo adesso. Come sempre c'è gente che non sa divertire. Grazie di tutto. Non fa parte del tutto davvero. Ragazzi, quando sento che mi sembra prendendo il libro. Andiamo dietro, scordo, Umberto Tocci. Vedo di profilo Sarkozy, insomma Obama di mezzo e naturalmente il nostro Silvio che non manca mai. E allora, come detto da loro, della crisi me ne frego, me ne vado a Rio de Janeiro, gruppo H2O. Probabilmente il gruppo degli H2O sicuramente farà anche delle altre sfilate successivamente alla chiusura della 59esima edizione del Carnevale Sammastese. Sicuramente saranno sabato di Duca Guspini e probabilmente salve amici del gruppo HD, grazie, Pirati dei Caraibi. Allora ragazzi, com'è andata questa sfilata? Forse meglio anche di chiunque tromba è pregato di smetterlo. Volevo dire, io penso forse anche sì. Va bene? Okay. Dicevo, sì. Io penso forse anche meglio di martedì sabato. Sabato, quindi ancora più ricco, un po' più di divertimento. Benissimo, quindi vedo che avete un carro dove ci sono questi partecipanti che con sbagliati casino a tutto birra. Mi parli di un carro del Mandroisi, però. Ah sì, allora fammi. Che non voglio portare dietro il carro, ah, sì. Scusa. Hai capito? Vabbè, Onico, non posso, da 100 partecipanti, ma almeno io ne vedo altri 200 qua dietro questo bellissimo carro. E metti una sola donna nello storico, naturalmente. Leggiamo il titolo di quest'anno del gruppo nazionale che ogni anno naturalmente ci riserva temi nuovi. Il loro titolo, il loro tema del Cairo di quest'anno è I cicloni d'Oriente su Capitan America, il gruppo del giullare. Sentire, non funziona il microfono. E allora, com'è andata questa sfilata, allora, ragazzi? Devo ringraziare soprattutto gli iscritti. Non siamo 1000, siamo 100 figurati che vanno a 4-3000. Hanno fatto un casino per 3000 persone e li ringrazio col cuore, a parte che per giullare. E allora? Appunto, noi come associazione Impronta Comitato Carnevale Sammastese ringraziamo il gruppo del Giullare per aver partecipato alla 59esima edizione del Carnevale Sammastese. La piazza di Sammastese riserva l'applauso al gruppo del Giullare. E noi ringraziamo Sammastese per la spesa filata del 59esimo Carnevale Sammastese. Un grosso applauso a chi ha organizzato la sfilata. Grazie a voi ragazzi, bene. Perché confesso che questa è una malattia. È una buona malattia però, eh. È una malattia, problemi un altro. E non ci sono cure, non ci sono dottori che si possano curare. Che vada l'applauso della piazza di Sammastese perché veramente tanti mesi di impegno per la realizzazione di un carnevale, 59esima edizione del Carnevale Sammastese. Ed ecco, vi dicevo, ricordiamo tutti i partecipanti, ma i vari gruppi mascherati che hanno partecipato, il gruppo Bertun che ha portato Futurama, gruppo mascherato con 13 partecipanti di Sammastese, il gruppo Sispassiausu, i Spavinas del Blues Brothers, il gruppo mascherato proveniente da Sammastese con 15 partecipanti, il gruppo Anas con Party Rock proveniente da Sammastese, gruppo mascherato con 5 partecipanti, gli amici della barca
Gruppo mascherato composto da tre partecipanti provenienti da Samarsi. Abbiamo bisogno di un'ambulanza in via Roma, qua a fianco del palco, per cortesia. Abbiamo esigenza di un'ambulanza in via Roma, lato palco. Lasciamo spazio perché abbiamo esigenza di un'ambulanza. Viste le difficoltà che la 59 spedizione si stava per schiacciare, nonostante la forza di questi bravissimi ragazzi che hanno convinto a me, si sono autoconvinti, hanno convinto anche voi a continuare a seguirci, a volerci bene, a mandare avanti una e forse l'unica tradizione sanassese che veramente fa sorridere e piangere allo stesso tempo tutti quanti, e non mi resta che ringraziare voi nel proseguire il vostro sentimento verso di noi, accompagnarci a raggiungere il 60° anniversario di questa nostra tradizione. Mi raccomando, non mollateci, perché è molto probabile che il 60° anniversario non riusciremo ad andare avanti. O voi ci siete o noi non ci siamo. Stateci vicino, molte grazie a tutti, a noi Carnevale Sanassese.